risalendo dall'altra parte. Bellissima questa strada, veramente bella. Siamo ancora per fortuna sull'asfalto, quindi tutto sommato si va. Qua deve essere un poltino. Fatto un tornante, boom! Eccoti qua, questo bel monte che ti guarda le palle di San Martino. Penso, sono un grande geologo. Dopo 8,8 km si lascia l'asfalto e si entra nello sterrato, sempre ancora in salita da prima. Come vedete da questo cartello mancano 1000 metri, quindi 1 km alla cima di questa salita. Siamo quasi, raga, forza sterino. Ragazzi, a parte questo pezzettino, un altro, l'ultimo chilometro tira, quindi occhio, risparmiatevi un po' per il finale. Eccoci qua, GPM. Oh, che bellezza. Spaccarci. C'è anche un po' di fanghino. Non riesco a capire se si scivola. Pure il ponticello di attraversamento. E quanti ce n'è? Si è rotto. Bellissimo passaggio comunque. Bello, ho aperto. Chiaramente non ho aperto un cazzo di sospensione come al solito. Ma adesso ce l'abbiamo. Tanto quando mi cadono i primi due denti riesco a capire che non le ho aperte. Allora, tratto tecnico. Come ho fatto a rallentare già? Ciao! Ciao! Al momento mi fa cadersi due volte questo davanti, tanto vale stare a distanza. Come c'è la salita, si inchioda e la fa piedi. Questo di sale un groppo. Sì, figurati, adesso ti rispondo. Rispondere tu? No, la passo lì. È il momento al beveraggio. Sali! Sto salendo e qui è giusto salire. Allora, non lo so, come si prende per la discesa? Il sale va bene lo stesso? Sì, va bene. O scende? È giusto. Bravo. Grazie. Due punti. Allora, il canestro col bicchiere, io penso che mi valga almeno un minuto. Mica tutti lo fanno.